Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1, l'America volta pagina. Con il giuramento di oggi a Washington comincia la presidenza del democratico Joe Biden. Un giorno storico che registra l'ascesa della prima vicepresidente donna, Kamala Harris. È il giorno della democrazia, ha detto il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Devo riunificare questo paese. Una cerimonia senza precedenti, tra misure di sicurezza straordinarie, scioglie la tensione dei giorni scorsi dopo l'assalto al Campidoglio di 2 settimane fa. Sentiamo Francesca Capovani, poi Maria Gianniti. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute. La mano destra alzata, la sinistra sulla Bibbia di famiglia, quella delle preghiere nei momenti più bui, ma anche dei giorni di festa. Lo sguardo rivolto al presidente della Corte Suprema, il giudice John Roberts, accanto la moglie Jill. Joe Biden, 78 anni, giura fedeltà da presidente a quella Costituzione che per anni ha servito e difeso da senatore e poi da vicepresidente. Solo l'abbraccio con i familiari, la moglie, il figlio Hunter, la figlia Ashley, lascia intravedere quell'emozione che non lo ha tradito nel momento più atteso. La messa e poi l'arrivo a Capitol Hill, il presidente e la moglie, con loro la donna che apre un nuovo capitolo di storia, Kamala Harris, la prima alla vicepresidenza, con il marito Duff, da oggi second gentleman. Salgono le scale e entrano per mano, come a voler portare per mano l'America verso il suo futuro, senza dimenticare le ferite. A scortare Biden e la Harris c'è Eugene Goodman, il poliziotto eroe nel giorno dell'assalto al Campidoglio. Nella città blindata e silenziosa sfilano gli arrivi, in tribuna anche gli ex presidenti. Un applauso accoglie anche Pence, il vice di Trump, l'uomo che non ha tradito la transizione democratica. Ed è già storia il momento in cui Kamala Harris giura fedeltà con sicurezza di fronte al giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Speranza, unione, riconciliazione, le parole più ricorrenti negli interventi. E un momento di unione è il Pledge of Allegiance, il giuramento alla bandiera, la formula che per decenni i bambini hanno recitato ogni giorno a scuola e che unisce tutti gli americani. Riconoscersi nell'inno nazionale che risuona nella voce di Lady Gaga. Questo è il giorno della democrazia, dice Biden nel suo discorso. L'America al suo riscatto, la volontà del popolo è stata rispettata. Is America's Day. This is Democracy's Day. Questo è il giorno dell'America. Questo è il giorno della democrazia. Oggi non celebriamo il trionfo di un candidato, ma della democrazia. È stata ferita, ma la democrazia ha vinto. At this hour, my friends, democracy has prevailed. Al Campidoglio, solo 2 settimane fa, luogo di violenze, Joe Biden dice basta parole, ora dobbiamo combattere in nome dell'unità. Il nostro paese può fare grandi cose. La prima battaglia, quella contro la pandemia. Once in a century virus. Un virus senza precedenti da un secolo ha preso in un anno in America più vite che in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo combattere per la nostra sopravvivenza. Dedica un momento di raccoglimento per le oltre 400.000 vittime americane del coronavirus. Poi l'attenzione alle emergenze scatenate dalla pandemia, dalla crisi economica alla perdita di milioni di posti di lavoro. Una crisi che potremo superare solo se saremo uniti, dichiara Biden. Ma verso chi cerca di instillare odio, nessuna tolleranza. Sconfiggeremo l'estremismo politico, il suprematismo bianco, il terrorismo interno. Sarò il presidente di tutti gli americani, continua Biden. Assieme scriveremo una nuova grande pagina della storia del nostro paese. May God bless America and may God protect our troops. Thank you, America. E allora, come abbiamo sentito nel discorso di Biden,